Salve gente, sono Larius, ecco qui su Crusaders Kings 2 con la nostra dinastia. Nell'ultima puntata abbiamo preso Pavia, da Lombardia per via militare, Burgos e Albarracin per via ereditaria dalla nostra madre, che era contessa di queste due zone. Sta andando tutto abbastanza bene. Potete notare che adesso Crusaders Kings 2 è nella patch 2.0. È uscita dalla scorsa settimana, in contemporanea con l'uscita di Sons of Abraham, che aggiunge lì varie cose che adesso non sto a dirvi. Non ce l'ho io al momento l'espansione Sons of Abraham, quindi non so dirvi precisamente cosa aggiunge. Mi pare che aggiunge un po' di profondità alle religioni abramiche, ovvero cristianesimo, islam e ebraismo, e migliora anche il sistema della curia papale. Ma comunque tutte queste cose qui, se vi interessa, magari posso anche comprarmela, così vi faccio anche qualche video sopra. Sta a voi. Io avevo anche intenzione di comprarla, giusto per dire. Vedrò un po'. Comunque, con la patch 2.0, che cosa hanno aggiunto al gioco liscio? Oltre il fatto, scusate il microfono che non sta mai dritto. Oltre al fatto che con la 2.0 hanno supportato Sons of Abraham, hanno aggiunto delle cose al gioco liscio. Innanzitutto, il cambiamento più importante sono gli achievement di Steam, che possono essere sbloccati giocando in modalità Iron Man, che vi spiegherò dopo. E oltretutto, c'è la possibilità di giocare in Iron Man, che sarebbe questa modalità in cui praticamente... Ah, mi hanno dichiarato guerra, Nicolas. Ah, sì, quelle rivendicazioni di guerra che capitano ogni tanto di persone che vanno a cercare un esercito per rivendicare un proprio territorio. Io faccio che assassinarlo. Ok, gli assassini sono stati muti, l'ho ucciso, tutto a posto, comunque. Oltretutto, stavo dicendo. Ah sì, la modalità Iron Man che non puoi salvare. È diciamo una modalità in cui tu inizi con questa partita e vai avanti. Se non puoi salvare, era già presente tipo in Europa Universalis. Qua è presente adesso. E che cosa bisogna dire su questa modalità? Che puoi sbloccare gli obiettivi solo attraverso questa modalità. Una volta non potevi anche... Non c'erano proprio gli obiettivi, anzi, quindi non li potevi nemmeno sbloccare. E quindi adesso per sbloccare gli obiettivi, in teoria, devi giocare con questa modalità qui. E oltretutto, intanto andiamo un po' avanti. Hanno aggiunto la possibilità di morire di parto. Intanto questo qua è uno degli eventi della 2.0, che sono sbucati fuori, che praticamente dice che sono nate le crociate. E quindi ti fa una sorta di riassunto, ti spiega come sono nate le crociate e perché. Ovviamente un po' in ritardo, visto che siamo nel 1374, la prima crociata c'è stata nel 1096, proclamata Papa Innocenzio III. No, no, Innocenzio III ha proclamato un'altra crociata da Urbano II o III, non mi ricordo. Comunque è stata proclamata nel 1096 o 1094, non ricordo di preciso. Comunque quella lì che è l'unica, alla fine, l'unica crociata interessante che ha avuto successo, che hanno preso il regno di Gerusalemme, il principato di Antiochia, di Tripoli. E oltretutto, non so, credo principato di Antiochia, Tripoli e basta. E poi il regno di Gerusalemme, ovviamente. E anche di Edessa, credo. Il Ducato di Edessa. Comunque, beh, quindi siamo un po' in ritardo, giusto per farvi capire. Quindi, nada. Oltretutto, si può morire di parto e ci possono essere anche complicanze del parto, tipo la madre può rimanere ammalata, il bambino può nascere ammalato oppure può morire subito dopo. Può nascere un aborto, per esempio. Ed è una cosa abbastanza interessante perché nel Medioevo spesso si moriva di parto, i bambini nascevano e morivano. E quindi è una cosa abbastanza interessante e anche realistica. Potrebbe aggiungere quel
po' di realismo che a Crusader Kings non guasta. Vediamo un po', poi dopo. Poi hanno messo. Che hanno messo? Ah, già sì, le rivolte religiose, ma non quelle eretiche, altri tipi di rivolte. Ah, no, hanno raccontato. Si vuole uccidere Tizio. Vabbè, dunque, poi hanno aggiunto la possibilità di accerchiare il nemico in battaglia, cioè c'era già, però adesso accerchiare il nemico nelle battaglie è un fattore molto importante. E quindi da tenere sott'occhio. Poi adesso il difensore ha più benefici in difendere in determinate situazioni, tipo se sei in montagna è molto più facile difendere, oppure se il nemico deve attraversare il fiume è molto più facile difendersi. Quindi è una cosa abbastanza interessante. Poi della nuova espansione di Sons of Abraham, vi so dir poco, quello che vi ho detto è quello che so. Quindi, vabbè, non siamo riusciti a uccidere il borgomastro, dovremmo solo riprovarci. E adesso ve lo dico subito, in questa puntata non voglio dichiarare guerra a nessuno. Voglio riprendermi un attimo, perché attualmente, fatemi vedere un attimo che quante truppe ho. Ne ho 5.000 circa nel mio esercito. E sono poche, poche 5.000. Perché, cioè, ovviamente non. Sono. Sì, intanto ho tutti del tratto buono, Larus. Sì, non sono tutto. Non sono abbastanza, ma nemmeno troppo. Non è troppo per dire. Perché praticamente io sono in una situazione di merda in cui la Borgogna potrebbe dichiarare guerra. La Lombardia potrebbe dichiarare guerra per prendere Pavia. L'Aragona potrebbe dichiarare guerra per prendere Burgos e Albarracin, per dire. Tutte queste cose qui che non vanno tutto tanto bene. Quindi per il momento preferirei starmene tranquillo. Tanto tu, re di Cipro, vuoi sposare un mio cortigiano? Va bene, fai pure. E quindi voglio consolidare la mia alleanza col Sacro Romano Impero. E non voglio dichiarare guerra a nessuno. Perché a meno che la Lombardia si trova nei casini e a meno che l'Aragona si divide. Poi posso andare a dichiarare guerra a chi voglio quando l'Aragona si divide. Più che altro problema era l'Aragona, perché metti caso, Lombardia mi dichiara guerra perché ho dichiarato guerra, che ne so, a questa regione qui se diventerà indipendente lì della Contea di Savoia. Quindi l'Aragona vede che io sono indebolito da due guerre e mi dichiara guerra anche lei, quindi non ce la faccio più. Non sarò nella merda se succede qualcosa del genere. Quindi devo fare attenzione. Vediamo un po', poi dopo. Per carità, non perdo nulla di interessante, però bisogna sempre fare un po' attenzione. A proposito, ora dovrei aumentare oltretutto le mie truppe, costruendo campi addestramento, sì. Perché no? E in Saluzzo. Ah, sì. Ah, già sì, mi stavo dimenticando, c'è mio figlio, Pera, di Vienne. Che ha un casus belli di successione contro di me, perché essendo mio figlio, in teoria dovrebbe essere il legittimo erede. Siccome però nel mio regno c'è la successione per anzianità, non va bene, quindi la voglio cambiare. Però non ho tutti i miei vassalli che mi amano. Quindi vado un po' a donare dei territori. Tipo, andiamo a cercare un po' dei tizi che mi odiano. Tipo te. Ti do il territorio del castello di Calamocia. Così mi amo un po' di più. Che io del castello di Calamocia non me ne faccio nulla. Poi dopo dovrei donare un'altra terra. Io ti dono la contea di Albarracin. Molto bene. Così il malus della dimensione del dominio è diminuito. Oltretutto, così c'è solo uno che mi odia. Ti do il titolo onorifico di Mastro di Stalla. E adesso posso cambiare la legge di successione. Metto elezione. Così posso eleggere chi voglio come prossimo duca. Come funziona questa legge di successione? Praticamente tutti i miei vassalli, in questo caso che sono duca, tutte le contee, possono votare
tutti quanti, anzi, possono votare il prossimo duca di Savoia. E quindi tutti si mettono lì a votare, ovviamente il mio voto conta di più. E quando io morirò, quello che ha avuto più voti, quello che ha ricevuto più voti, sarà il prossimo duca. È un sistema molto amato da tutti, più o meno. L'unica cosa è che devi avere un'opinione positiva un po' di tutti, ma siccome hai già questa, più o meno, sei nel tuo regno, tanti vassalli della tua dinastia, puoi andare tranquillo. Quindi io seleziono Pierre come mio successore, così voglio anche un po' tutti a votarmi. Ovviamente, se io sono nel Sacro Romano Impero, per esempio, metto a elezione, tutti i re e i duchi si mettono a votare. Quindi è un po' così. Ovviamente conviene se tu sei un impero e hai solo duchi, e quindi puoi anche votare praticamente da solo se vuoi. Però è una cosa abbastanza particolare. Sì, tratto buono, va bene, che la diplomazia è veramente importante in Crusader Kings 2. E quindi sì, il mio cortigiano vuole essere un capo delle spie. Tu effettivamente sei migliore. Sì, sei molto migliore. Hai 20. Molto bene. Tanto devo invitare altri tizi per uccidere il borgomastro. Ci sono tanti tizi, però, che lo vogliono morto. Non tanti. Intanto, il mio capo delle spie lo metto a Ginevra. Ti metto ad addestrare truppe. E invece il mio intendente lo metto a Ginevra a aumentare la velocità di costruzione. Una cosa molto utile spesso. Quindi, ok, sta andando tutto per il meglio. Abbiamo una contea abbastanza vasta. Sì. Avveleniamo il borgomastro. E ok, adesso tutti i miei vassalli mi amano, tranne te. Quindi ti do il titolo onorifico di gran cerimoniere. Ti do anche un po' di soldi, che così mi ami. Ovviamente mi odia perché l'ho tolto dalla linea di successione. Ovviamente mi incazzerei anch'io. Quindi, non va tanto bene. Ok, aumento del rinforzo delle leve. Poi il borgomastro che sta rivendicando la mia contea è morto e sono felice. Ah, gli allegri compari di Ginevra. Il mio sceriffo è venuto da me quest'oggi, guardandomi sofferente e zoppicando leggermente. Mio signore, ho paura di portare brutte notizie. Una banda di ladri e bracconieri, che si definiscono gli allegri compagni di Ginevra, si aggirano liberi per la vostra foresta. Ho provato di cercarli, ma ahimè, invano. Mi hanno cacciato dalla foresta molte volte, ma l'ultima di queste, una freccia mi ha colpito dritto nel sedere. Voglio combattere gli allegri compagni. Che strano, mi è mai uscito questo evento. Una trappola! Io e il mio sceriffo discutevamo su cosa fare riguardo ai fuorilegge e ci vennero in mente due idee. Ad ogni uomo e donna che sia stato tormentato dai bambini. Dai bambini! Oddio, dai banditi! Incluso lo sceriffo. È nota la grande abilità del loro capo con l'arco. Tanto il Raiders Kings. Ah, ecco. Una gara di tiro con l'arco potrebbe farlo uscire dalla foresta. Un'altra opzione potrebbe essere usare un travestimento per trovare il criminale e portarlo di fronte alla giustizia. Chi è? Sì, si terrà una gara con tiro con l'arco. Vediamo un po'. Com'è questa cosa qua in particolare? Gara di tiro con l'arco. Era un giorno perfetto per inaugurare un concorso di tiro con l'arco. Il sole si affiancava tra le nubi.
Si affacciava. Mio Dio, non riesco a leggere, sono miope. I testi di questo gioco qua sono troppo piccoli, devo aumentarli. Una lieve brezza acquietava i sensi, tutti sembravano essere felici. Gli obiettivi di tiro erano posizionati. Mancava solo il mio leader. Che la competizione cominci! Vediamo un po'. Lo straniero verde vestito. Laggiù! Sì! Là! È lui! Che facciamo ora? Lo sceriffo ha indicato un nuovo vestito di verde, con un grande arco in mano. Ho assistito alle sue vittorie senza sforzo, contro ogni persona abbastanza stupida che provò a misurarsi con lui. L'abilità dell'uomo con l'arco mi ha stupito, quest'uomo un grande arciere. Peccato che sia un fuorilegge bracconiere, si ciba di miei cervi. Arrestatelo e impiccatelo. Oppure, forse potrei ingaggiare lui e i suoi uomini come guardie a caccia. Robin e Marion. Sì, faccio come guardia caccia, dai. Il matrimonio. Il matrimonio tra Lady Marion e Robin si è tenuto nella foresta. È stata servita carne di cervo al banchetto di nozze, ma non ho mai ritenuto, no, ma non ho ritenuto opportuno segnalare il mio disappunto. Per ora. Gli sposi avevano gli occhi solo uno per l'altro, e quando il corpulento monaco ha cominciato a intonare una canzone d'amore, si sono presi le mani e hanno ballato pur continuandosi a guardare negli occhi. Hanno continuato a ballare fin quando le stelle hanno brillato nel cielo terso. Auguro loro buona fortuna con tutto il mio cuore. Oh, che bella storiella. Eh sì. De Monferrato e de Grenoble. Hai tanto di ammorzialità, signore. Bella, bella storia, mi è piaciuta. Quindi, vediamo, posso anche metterlo come maresciallo? Oltretutto, il mio maresciallo è un fraticello, quindi metto te. Ti posso anche consegnare una terra. Sì. Sì, mi è piaciuta proprio come storia. Mi ha messo la felicità. Che bella storiella. Ero fermo davanti alle vetrate, cercando di guardarci attraverso, quando il prete mi si avvicinò chiedendomi cosa ne pensassi a proposito. Un cortigiano al mio fianco parlò prima che io riuscissi a dire qualcosa di piuttosto severo riguardo alla moltitudine dei colori utilizzati. Mi ha salvato, ma solo per un minuto. Quindi, che cazzo è successo? Ah, quando il principe Uberi aveva raccontato al prete cosa pensasse alle vetrate, entrambi mi guardarono chiedendomi fino a che punto fossi riuscito a snocciolare qualcosa valutando l'aspetto delle finestre, utilizzando alcuni dei pareri di Principe Aubry. Per te sembrava soddisfatto, e Principe Aubry mi guardò sorridendo. Sembra che abbia un ammiratore. Principe Aubry d'Inghilterra, e pochi cazzi. Posso provare qualche piccolo piacere? Sì, fertilità, aumentiamo. Però posso morire di parto, non l'ho considerato. Vabbè, morire di parto non mi ha mai fatto male. Capita ogni tanto. Non mi è mai fatto male. Come se fosse una cosa che capita tutti i giorni. Ah. Gli allegri compagni di Ginevra. Che bella storia. Compagni svizzeri. Sacro Romano Impero. Ah. Tu mi chiedi, mi stai chiedendo di sposare per via matrilineare la mia figlia con il principe del Sacro Romano Impero? Sì. Perché no? Sì, così faccio alleanze col Sacro Romano Impero. Che bello, poi tutti i figli di questo qui saranno della dinastia della. Aspetta un attimo. Tu hai come padre lui. E tu hai come padre lui. Se lui.
dovesse morire, il regno dovrebbe passare a te, Alberich. Però se tu morissi, il regno dovrebbe passare a mio genero. Quindi mia figlia potrebbe diventare imperatrice del Sacro Romano Impero. Io potrei ereditare il Sacro Romano Impero stesso. Devo ucciderlo. Il figlio, che così prendo in eredità tutto quanten. Dai, guarda quanti voglio partecipare, dai. E lei è perspicace, tiene tratto cinico, molto bene. Tanto devo educare un tizio, lo faccio educare da te. Aspetta. Ah, ma è venuto di nuovo l'evento. Ah, è lo stesso evento di prima. Sì, tiro con l'arco, vabbè. Forse è un terrore. Stesso evento. Ora tiro con l'arco. Vabbè. È lo stesso evento di prima, però ho sbagliato. Un evento sbagliato. Contro gli allegri compagni, bla bla bla. Solo che è un evento in teoria sbagliato. Come i ricchi per dare ai poveri, ma che cazzo? No, è qualcosa di sbagliato, è qui. Teoria è un bug bello grande. Oh. Sì. Ah! Che casini. Sufficiente. Ah, la sette! Ah! Però mi sta aumentando la cosa di marzialità. Mi ha aumentato troppo la marzialità. Vabbè. Che casino. Ah, è un po' un bug, dobbiamo dire. Però diciamo che la vera storia è stata la prima. Perché il mio capo delle spie mi odia? Se ti do un dono. Se ti do anche il titolo di figo di coppiere, tu mi ami un po' di più. Perché tutti hanno iniziato a odiarmi? Boh. Ah, devo insegnare a Laros come difendersi. Bene. Insegniamo a Laros come difendersi. Dovrei anche aumentare un po' la tecnologia. Ora. Oh, di nuovo. Non va bene. Un po' un buggato, eh. Vabbè. Lasciamo tranquilli tutti questi tizi. Vabbè, non importa. Se esce un'altra volta direi di fermare un attimo il video, riprendere un'altra volta perché devo risolvere sto bug. Gli allegri compagni. Ah. Tu sei un miglior cappellano del principe di Portogallo? Sì. Tanto c'ho anche il principe di Portogallo a casa. Vabbè, c'ho tutte le persone a casa. Ora, a Ginevra ho costruito tutto quanto, ora direi di fare una caserma e a Saluzzo dovrei fare un'università, la stanno già costruendo, una lista alla giostra. Molto bene. Sì. Tutto a posto. Il Papa c'è un po' di più. Adesso il Papa è diventato molto più importante di prima. Ora
Si chiama Ilario II. Vediamo un po' la storia dei papi. Mi pare che se vai indietro e indietro riesci anche a trovare quelli dell'epoca antica, sì. Papa San Pietro. Sì, Urbano I. Vediamo se ho ragione sul Papa Urbano II, che ho detto prima all'inizio del video. Sì, Urbano II, avevo detto giusto. Ok, tu sei il mio nuovo cancelliere? Sì, va bene, perché no? Va bene così. Tanto ti mando sempre in Sacro Impero. Tu sei in guerra contro il Gran Capo di Crimea. Si difende o si attacca? Si difende. Ai, caramba. Ducato di Lombardia. Di Duca Sciarra. Ha tante truppe, eh? Io ne ho 7.000 al momento. Però ne posso prendere di più, in qualche modo. Io direi di aumentare intanto le imposte cittadine. Un po'. Dai, aumenta. Dai, votate tutti quanti, votate. Chi è che non vuole votare? Tu non vuoi votare? Almeno se ti do un po' di soldi. No, non li accetti. Ah, nessuno vuole votare, va. Io ti do il titolo onorifico di Mastro di Caccia. Ti do anche un po' di soldi, così ti metti lì a votare. Ok, il Kaiser ha un'opinione positiva di noi, 100%. Bene. Ora, mettiamo a Ginevra, nostra capitale. Tiene il trattato. Il tratto paziente. No, non succede nulla. Vabbè, la legge la stanno votando. Ah, tu vuoi fabbricare una rivendicazione sul Ducato di Piemonte? Smetti di sostenere il complotto. Io ti dico, ti posso imprigionare? Ah, possiamo catturarlo, però in teoria è il conte di Piemonte. Quindi direi di darti un po' di soldi. E dopo dire sta. No, non ti va. Termina il complotto. Infatti, faccio che ucciderti. Sì, tanti ti vogliono morto, quindi sono contento, sono felice. Si hanno approvato la legge. Magari. Ah, vediamo un po'. Barone Novara, Conte di Albarracin, Maresciallo di Piemonte, Tizia. Tizia. Non so chi sei. Ah, mi genero. Tanto il Sacro Romano Impero è morto, Tizia. Ma perché l'erede non è ancora questo qui? Forse qua c'è qualche successione strana. Vabbè, comunque è nata Hildegard Brancazzo. Intanto vediamo quanti membri ci sono nella mia dinastia. Adesso ce ne sono veramente tanti. 18, vediamo un po'. Qua questo ramo qua è decaduto. Invece il ramo di Dania Gidulfa ce ne sono un po'. Sì che ce ne sono. Questo qua è diventato di Savoia. Qua ce ne sono tanti. Guardate quanti futuri Brancazzo. Che ge la generazione di noi Brancazzo.
Che bello però, vedere il ramo partito da Larus. Poi dopo stum, stum. Guardate che bello. Pierre Brancazzo. Vediamo un po' sto Pierre com'è. Naturalmente sarà uno dei miei futuri eredi. Quindi devo controllarlo bene. Ha ancora un anno, è piccolo. E tu sei nata con... Hai il sangue imperiale. Hai sangue metà francese, metà italiano, metà spagnolo e metà imperiale. Cioè metà e metà, diciamo un quarto di tutto. Che bello, dai. Che alla fine sta a significare più o meno dove la Savoia, alla fine, nel nostro ducato. A nord un po' di Germania, con influenza del Sacro Romano Impero. Un po' di Francia, un po' d'Italia, un po' di Spagna. Ah, che bello. I quattro angoli, diciamo. Papà Ilario ci amo un po' di più. Solo che non abbiamo ancora uno sbocco sul mare, però mi sa che dobbiamo aspettare un po' per prendere uno sbocco sul mare. Quindi, nada. Tanto, Papa Ilario ci amo un po' di più. Mio vassallo. Io ti avevo dato la contea e tu adesso ti dichiari indipendente. No, ma siamo fuori. Io ti ammazzo. Cioè, ma noi siamo fuori. Dichiara indipendenza. Meno è rimasto ferito. Sei rimasto ferito? Sì. Riusciamo a chiamare le truppe. Lasciamo stare il coso di uccidere Nicolas di Piemonte. Questo qua è un po' più importante, adesso che si è ribellato. Sì, tanto lo voglio morto. Però ma siamo fuori. Tu ti ribelli contro di me quando ti ho dato un territorio. Io sto qua, o lo ammazzo, o lo sbatto in prigione. E lì... Ah, il nemico è morto. Molto bene. Abbiamo ereditato tutti questi titoli? No, tu hai ereditato i titoli. E oltretutto sei sposato... Con uno dei Brancazzo. Il Castrobardo. Siamo fuori comunque, lui che si ribella a me, che gli ho dato un territorio. Noi siamo completamente fuori. Cioè, siamo pazzi. Non funziona così, eh. Vabbè, la Francia è di nuovo in ribellione. Povera Francia. Quindi, con la Francia in ribellione, con persone dei Castrobardo che si ribellano, vi lascio qui con questa puntata. Ci sentiamo la prossima, gente. Mi scuso se non ho fatto tante puntate ultimamente, però ho avuto casini con il programma di registrazione. Ci sentiamo la prossima, gente. Dall'Ares tutto.